Lo leggiamo spesso nei commenti qui su YouTube o su Facebook, lo percepiamo quando ci fermiamo ad ascoltare le chiacchiere delle persone al bar oppure per strada. Dicono, quello non fa niente e vive grazie al reddito di cittadinanza. Quante volte abbiamo dovuto ascoltare frasi come queste? Beh, se c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni è che se vuoi sentire qualcosa di impreciso oppure palesemente sbagliato, allora ascolta le chiacchiere della gente. Dunque, è vero che si può vivere senza fare nulla per sempre grazie al reddito di cittadinanza? È vero che si percepiscono anche più di 1000 euro al mese? Io sono Francesco, vivo senza lavorare e questo è il mestiere di vivere la vita. Cos'è esattamente il reddito di cittadinanza? A chi spetta? Quanto dura e quanti soldi veramente possiamo prendere? Sono queste le domande importanti che dovremmo porci e sulle quali indagare prima di aprir bocca. Beh, per incominciare, vediamo esattamente di quanto denaro si tratta. Si possono percepire 780 euro al mese come massimo se siamo single, oppure 1280 euro al mese, sempre come tetto massimo, se siamo una famiglia. Questi importi ovviamente variano in base alla nostra situazione, se siamo o meno in affitto, se possediamo qualcosa o se già guadagniamo qualcosina, anche se non sufficiente per vivere. La regola di base è che anche se sei molto povero, se qualcosa hai o qualcosa percepisci, allora prenderai meno reddito di cittadinanza. Tanto per darvi un'idea, anche se assolutamente non completa, per percepirlo non dobbiamo avere grossi possedimenti, al di fuori della prima casa ovviamente, ma nemmeno automobili di un certo tipo o altri beni. Inoltre, dobbiamo guadagnare meno di 6.000 euro l'anno se siamo single e 9.360 euro se siamo una famiglia. Se per qualche motivo, anche con lavoretti saltuari, superiamo quelle cifre in denaro, allora non ci spetta nulla. Non sono dati precisissimi quelli che vi ho appena dato, ci sono delle variazioni, ma è tanto per comprendere quanto dobbiamo essere poveri per averne diritto. Di fatto, per percepirlo, non dobbiamo guadagnare quasi niente e non avere quasi niente. Il posto giusto dove trovare tutte le informazioni, anche per una vostra eventuale situazione molto particolare, come ad esempio se stiamo assistendo ad un disabile, è il sito redditodicittadinanza.gov.it. Vi lascio il link qui sotto in descrizione. Quando si va su quel sito e si incomincia a leggere, decade subito quell'idea che siano soldi che danno alle persone per non fare nulla. Infatti, si legge: se sei in momentanea difficoltà, il reddito di cittadinanza ti aiuta a formarti e a trovare un lavoro, in modo da integrare così il reddito della tua famiglia. Questa frase significa forse soldi gratis a tutti per non fare niente? Dunque, anche se la credenza popolare in Italia vuole che il reddito di cittadinanza siano soldi che danno a chi non ha voglia di fare nulla, agli homeless oppure agli immigrati, beh, di fatto non è così. Ma dopo vedremo che qualche piccola eccezione esiste. Ma allora cos'è realmente il reddito di cittadinanza? Beh, di fatto è una sorta di espansione di quello che una volta era il sussidio di disoccupazione, ovvero ti danno un po' di soldi, ma a patto che segui corsi di formazione e che accetti lavori che ti vengono offerti. E questa è l'informazione più importante. Sì, perché non possiamo sottrarci a queste condizioni. Se non seguiamo i corsi che il comune o i centri per l'impiego promuovono, o non accettiamo i lavori che ci vengono offerti, perdiamo tutto. Ovviamente, nel momento in cui iniziamo a lavorare, se il nostro reddito supera quei massimali di cui accennavo prima, perdiamo il diritto al reddito di cittadinanza. Dunque è evidente che si tratta di un piccolo sussidio che ci danno fin tanto che non ci formano e ci trovano un lavoro, reintegrandoci nel sistema. Nessun furbetto può licenziarsi volontariamente per prendere il reddito di cittadinanza, perché una regola base per averlo è che nessun componente della famiglia si deve essere licenziato con dimissioni volontarie. E non sono nemmeno soldi che danno ai senza tetto, perché un altro paletto per ricevere il reddito è avere una residenza reale, non fittizia come quella che il comune è solito dare agli homeless. Quindi, se vivi per strada e non abiti realmente da qualche parte, il reddito di cittadinanza non ti spetta. E non sono nemmeno soldi che danno gratis agli immigrati. Spesso sentiamo dire:
vengono tutti in Italia perché tanto percepiscono il reddito di cittadinanza. Ma non è così, perché serve essere residenti da almeno 10 anni per averne diritto. E per finire, non sono soldi che danno ai delinquenti, perché per poterlo ricevere è necessario non aver subito condanne e non essere sottoposti a misure cautelari. Ma allora, c'è veramente qualcuno che può vivere senza lavorare grazie al reddito di cittadinanza o ho fatto solo un titolo clickbait? Beh, in effetti qualcuno c'è, perché questo contributo, il reddito di cittadinanza, viene rinnovato ogni 18 mesi. Ma in questo periodo, come dicevo, siamo obbligati a frequentare i corsi di formazione oppure accettare i lavori. Ma esistono delle categorie che non sono obbligate a fare tutto questo? Cioè, esiste qualche caso in cui possiamo ogni 18 mesi continuare a rinnovare il reddito di cittadinanza e quindi avere un flusso di denaro in entrata continuo senza sottoscrivere il patto per l'inclusione sociale? Ebbene sì, qualcuno esiste e sono gli over 65 che già non percepiscono la pensione di cittadinanza, cioè non ne hanno diritto, e tutti coloro che stanno seguendo un regolare corso di studi. Nel primo caso, quello dei pensionati, si può tranquillamente non avere una pensione, perché magari non si è lavorato per tutta la vita, ma percepire comunque il reddito di cittadinanza senza essere obbligati, per questioni di età, ad accettare i lavori che ci vengono offerti. Nel secondo caso, quello di chi studia, si potrebbe percepire un reddito mensile anche di 780 euro nel caso in cui si sta frequentando un qualche corso di studi e non si è a carico dei genitori. Gli studenti universitari ovviamente sono esclusi, perché fino a 26 anni di età, se non stai lavorando e anche se sei fuori sede, di fatto continui a far parte del tuo nucleo familiare e quindi non hai diritto, giustamente, al reddito di cittadinanza. Ma se hai più di 26 anni? Beh, se hai più di 26 anni, non lavori e stai frequentando un regolare corso di studi, allora hai diritto al reddito di cittadinanza. Dunque, over 65 che non hanno diritto alla pensione e studenti over 26 possono avere soldi senza lavorare. Prima di salutarci vanno precisate tre cose. La prima è che il reddito di cittadinanza non può essere utilizzato come metodo per accumulare soldi. Quello che ogni mese ci accreditano sulla carta ricaricabile consegnataci ci viene tolto se non lo utilizziamo entro 6 mesi. E poi è necessario precisare che chiunque si finga povero, falsifichi atti o nasconda informazioni per ricevere il reddito può essere punito con la reclusione da 2 a 6 anni. Infine, non è proprio una buona idea basare i nostri progetti futuri sul ricevere questo denaro, magari quando saremo anziani e non avremo diritto alla pensione. Perché, tolto il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, da parte delle altre forze politiche non sembra esserci l'intenzione di confermare questa misura sociale. E quindi, quando cadrà il governo, chissà. Bene, anche per oggi è tutto, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, vi aspetto mercoledì prossimo con un'altra puntata de Il Mestiere di Vivere la Vita.